Un saluto a tutti da Luca Mazzucchelli. Oggi parliamo di disturbi alimentari, lo facciamo con Valeria Ogazio, nostra ospite già nota sicuramente ai visitatori di questo canale YouTube, perché è già stata protagonista di due video, il primo dove racconta della depressione e degli aspetti anche di risorsa insiti in questa condizione, e l'altro in cui spiega il suo originale approccio psicoterapeutico. Valeria, grazie per la tua disponibilità anche oggi. Grazie a te di essere qui e di avermi invitato ancora una volta a fare una chiacchierata con te. Valeria, disturbi alimentari, forse non è difficile immaginarsi perché una persona mangi tanto o decida di andare a vomitare per ridurre, per mantenere, per portare il peso a quello che è il suo ideale. L'anoressia però mi sembra essere un comportamento più enigmatico. Che cosa spinge una ragazza, quali motivazioni spingono una ragazza a rifiutare il cibo e a ridurre il proprio corpo come se fosse uno scheletro? Eh sì, effettivamente è un comportamento enigmatico, hai ragione Luca. Una risposta certa non te la posso dare, perché ti posso dare una risposta congetturale. Non lo sanno neanche le anoressiche fino in fondo, anche se, come già diceva la Selvini, il comportamento, diciamo, anoressico è in qualche modo un comportamento sintomatico più volontario di altri sintomi. Pensa ad un attacco di panico. La persona che ha un attacco di panico non lo vuole, è un comportamento assolutamente non volontario, mentre le anoressiche ricercano l'emaciazione. Però non è uno sciopero della fame. Neanche loro, non solo non lo dicono, ma neanche loro in fondo sanno fino in fondo perché c'è questo rifiuto. È oscura anche a loro in parte questo. D'altra parte, tutti i nostri comportamenti, anche i nostri, sono oscuri. Quando ci comportiamo siamo noi stessi, ma nel caso delle anoressiche questo è molto vero. Ti posso dire l'ipotesi che ho maturato io lavorando con loro, lavorando con le anoressiche. Ora, io penso che la scelta di l'emaciazione, questo desiderio di emaciazione fino ad essere scheletrete, derivi proprio da un desiderio finalmente di dire un no. Le anoressiche in genere, se tu ricostruisci la storia, loro sono state delle bambine spesso modello, o comunque delle bambine che là dove le mettevi stavano. Quindi sono state bambine che hanno cercato di adeguarsi all'altro. Adesso dicono per la prima volta un no. Definiscono un no molto chiaro. Hilde Brunk per prima ha colto un punto secondo me fondamentale, o almeno che lavorando con loro ho trovato fondamentale. Le anoressiche hanno un senso, le persone che diventano anoressiche o nel periodo dell'anoressia hanno sofferto di un senso di inefficacia personale, cioè hanno come l'impressione di agire sempre in risposta agli altri piuttosto perché sentono e vogliono fare qualcosa. Dicendo di no al cibo, in qualche modo definiscono molto la loro identità, nel senso che mettono per la prima volta un forte no, è un inequivocabile no. È un no al cibo o è un no anche a qualcuno o a qualcos'altro? Qui cogli un punto fondamentale, nel senso che tutti abbiamo fatto una dieta, e tutti i giovani oggi hanno un'attenzione dieta, quantomeno sì, alla certa alimentazione. In fondo, come tutte le ragazze, come molte delle ragazze, iniziano una dieta. Iniziano una dieta e a un certo punto non si fermano. Le altre si fermano, non. Il processo
dà loro un senso di efficacia personale, perché e nello stesso tempo consente una cosa importante, consente di mantenere un senso di efficacia personale, ma di mantenere anche la relazione con i genitori. Cioè dicono un no ai genitori, è chiaro, tu pensa di essere un genitore di una ragazza che rifiuta il cibo, che diventa uno scheletro e non ti sai spiegare il perché, quindi sostanzialmente dicono un no ai genitori, ma nello stesso tempo mantengono la relazione quasi con la stringono loro, anche la magari. Stringono, perché se tu hai una figlia anoressica, è una figlia che in un certo senso non è neanche capace di alimentarsi. Quindi tu come genitore torni nuovamente in carica. Quindi l'anoressica ti dice un no, rifiuta il cibo, che emblematicamente è anche un rifiuto, se vuoi, del genitore che ti dà il cibo, ma nello stesso tempo lo rimette in carica, fino in fondo lo rimette in carica, lo costringe ad occuparsi gli ridà un'importanza, lo ripropone nella posizione genitoriale. Mi ricordo dalle tue lezioni che, forse citando anche la Selvini, dicevi che l'anoressica fa un bel regalo in una carta brutta. Ricordo bene? Sì. È questo che intendi? Con questa metafora intendi? Sì, intendo questo. Fa un bel regalo in una carta brutta. Effettivamente sei andato su un punto importante. Su un punto importante, perché l'adolescenza è un periodo difficile per tutta la famiglia. Considera che le famiglie che hanno una figlia anoressica in generale sono famiglie molto normali, non sono famiglie fortemente, sono famiglie con tanti problemi come tutte le nostre famiglie in qualche modo, non sono famiglie con problemi, però sono famiglie che incontrano una particolare difficoltà nel periodo dell'adolescenza. L'adolescenza è un periodo, o la preadolescenza, è un periodo crucialmente difficile per l'anoressica, per quella che diventerà anoressica, per la ragazza che è o che diventa anoressica, ma lo è per tutta la famiglia, molto di più di come accade per le altre famiglie. E considera anche che queste sono famiglie che danno molta importanza all'accudimento dei figli. I figli sono importanti in queste famiglie, quindi questo è lo scenario. L'adolescenza è un periodo. Perché è un periodo difficile per queste famiglie? Perché queste famiglie, ti dicevo, sono famiglie che non hanno più problemi degli altri, ma hanno una fortissima competizione interna. Sono famiglie dove io dico prevale la semantica del potere. Che cosa intendo con questa semantica? Sono famiglie dove la conversazione nella famiglia è molto orientata a chi nella famiglia ha successo, chi riesce e chi invece rimane indietro. In queste famiglie è importante essere determinati. Chi ha successo, chi riesce e perché è determinato. Questo è importante. E se vuoi, l'anoressica combatte in famiglia con armi apprezzate nella sua famiglia, cioè con la determinazione. Perché lo stimolo della fame, tutti vorremmo avere qualche chilo in meno, dico per me, ma insomma, tutti vorremmo, e poi ci vuole molto impegno. E in queste famiglie sono famiglie dove è apprezzato chi si impegna, chi è determinato, ma sono anche famiglie dove c'è molta competizione, quindi chi si impegna, chi è determinato, chi quindi è poi vincente rispetto alla comunità, ha successo nel suo lavoro, nella sua professione, nelle relazioni che ha a secondo di quello che fa, non è facilmente riconosciuto. Cioè la comunità lo riconosce, ma non è riconosciuto. Non so, una madre è dirigente d'azienda,
E noi vediamo che in famiglia dicono sì, è dirigente d'azienda, ma è una squaletta. Può essere dirigente d'azienda perché c'è stato io nonna che l'ho aiutata, perché se no non ce l'avrebbe fatta, perché è furba, lui è diventato importante in finanza, ma ti dicono è uno col pelo sullo stomaco, non si è occupato di niente, è stato furbo, è stato, cioè non hai mai un riconoscimento. La moglie, non so, di un padre, di un'anoressica, ad esempio, non portava un gioiello. Il marito dal nulla si era fatto un sacco di denaro, avevano una casa bellissima, lei non se ne curava assolutamente per niente e diceva che quello che importa sono i sentimenti. Cioè nessuno ti riconosce a partire dai tuoi genitori. Un tema che in letteratura viene poco sviluppato, ma anche i genitori, i nonni delle anoressiche, spesso non riconoscono i loro figli. Avevo presente, non so, uno che era un papà di un'anoressica che era diventato un avvocato davvero di grande prestigio, ci teneva moltissimo, aveva pranzi la domenica, avrebbe voluto anche la sua mamma, che era rimasta tra l'altro vedova, ma la mamma veniva e scappava via. Se ne andava via perché preferiva stare con la figlia a cui aveva regalato un negozietto che era un po' obesa, ma su cui si sentiva importante. Su questo figlio, che tra l'altro aveva anche una moglie simpatica, non era una nuora che non volesse la suocera, ma in questa famiglia che aveva raggiunto successo, eccetera, eccetera, lei non si trovava bene. Quindi abbiamo una carenza cronica di conferme. Quando quindi la ragazza diventa adolescente, ad esempio, come bambina, cerca di fare di solito, fa bene a scuola, è una bambina che si comporta bene e ottiene anche conferme dalla sua mamma, perché quando porti a casa quando porti in giro una bambina brava, bella, eccetera, eccetera, non sei competitivo rispetto a una bambina. Quando diventa un adolescente è un soggetto più... Il gioco cambia nel senso che è ovvio che diventi competitiva. Tra l'altro una bambina che in genere è stata una bambina molto amata dagli insegnanti perché si comporta bene, ma con un rapporto in genere competitivo con i compagni di scuola, con i fratelli, con le sorelle. È chiaro che diventando adolescente questo pattern di comportamento si rivolge anche un po' anche ai genitori. I genitori non sono più le star. Quando hai un figlio che comincia già con la preadolescenza, adesso i tuoi sono piccoli, sei lontano da questo. Però quando diventa adolescente trova altri idoli e questo determina una crisi anche dei genitori, non soltanto. Considera che i genitori vogliono fare i genitori proprio anche perché hanno anche molte soddisfazioni. Tu hai dei bambini piccoli, è gratificante, cioè il bambino ti guarda e ti dà in queste famiglie tra l'altro delle soddisfazioni che neanche i tuoi genitori ti hanno dato, cioè il bambino ti guarda e sei un idolo per lui. Tutto questo ti mette al centro, diciamo. Ti mette al centro, ma ti ammira, sei grande, sei bravo. E questi genitori trovano anche una grande giusta gratificazione rispetto a questo. Rispetto al ruolo dei genitori, molte teorie mettono in evidenza il ruolo della madre in questo genere di problematiche. La tua idea? Dunque, guarda, la mamma è stata ingiustamente accusata.
Assolutamente importa certamente la famiglia, ma non soltanto la mamma. È chiaro, c'è una competizione, perché queste sono famiglie dove c'è una storia in questo senso. C'è una competizione, la figlia torna a casa da una festa e ovviamente torna a casa, dice: mi hanno eletto Miss Occhi Verdi. La mamma può dire: ah, bene, sono contenta, effettivamente hai dei begli occhi verdi, però le caviglie. E arriva la sorella che rincara la dose e dice: col nasino non è proprio all'insù. Ecco, conversazioni di questo genere, però in questa dinamica c'è il papà non meno, e i fratelli e le sorelle non meno della mamma. Ad esempio, il papà, ho in mente un papà che era un commercialista, la figlia fa economia, torna, soffre moltissimo che si innamora di alcuni insegnanti bravi, che torna a casa e dice al padre una serie di cose, che contrattacca, discute quello che il padre dice. Non solo, ma spesso i padri sono molto gelosi anche dei fidanzati, per non parlare dell'incontro con la famiglia, dei fidanzati, degli amici, dei corteggiatori, insomma, degli uomini che entrano in famiglia. Quindi non è la mamma che è la protagonista principale. Ti do anche una motivazione meno superficiale e anche più profonda. L'anoressia, sebbene è una patologia che può diventare anche grave, non presenta però un danno primario. Cioè, le anoressiche hanno avuto un'infanzia normalissima con delle mamme in genere accudenti. La mamma ha un'importanza maggiore nella prima infanzia. Poi ovviamente papà, nonni, famiglia entrano, ma in modo indiretto. Nelle nostre culture ancora la mamma svolge una funzione preminente. Bene, da questo punto le anoressiche, tu lo vedi se sei un clinico, lo vedi nell'interazione, sono persone che non hanno un danno primario. I problemi prima dell'adolescenza non ci sono. Ovviamente un po' di problemi ci sono come tutti, ma diciamo dei problemi specifici. Quindi io trovo che l'insistenza sulla madre nel caso delle anoressiche sia assolutamente fuori luogo. Il papà è altrettanto importante, e spesso anche i nonni hanno non poca importanza. Valeria, da quanti anni è che lavori con pazienti con disturbi alimentari? Ah beh, questa è veramente la patologia con cui ho lavorato di più. Con cui ho lavorato di più, perché ho cominciato alla fine degli anni 70 ed è stata Mara Silvini Palazzoli a mandarmi le prime anoressiche, ed era una situazione non tanto facile, perché sembravo molto giovane e quando arrivavano le famiglie mi dicevano: ma è lei la dottoressa Ugazio? Avevano chiesto di andare da Mara Silvini Palazzoli, che era un'autorità, un'autorità, e che era anche avanti negli anni, e si trovavano di fronte una ragazzina. Quindi ho cominciato molto presto. Cosa ti hanno insegnato rispetto agli aspetti di risorsa insiti in questa loro condizione, se ce ne sono degli aspetti di risorsa? Tanti, tantissimi aspetti di risorsa. Prima di tutto le anoressiche hanno una grande capacità relazionale. Il loro punto debole, se vuoi, è un altro, ma la capacità relazionale fortissima. Per questo non sono d'accordo con quanti dicono che le anoressiche hanno aspetti narcisistici. Non ci sono affatto.
Casomai nell'anoressia abbiamo aspetti di egocentrismo, vabbè, questo può esserci o può non esserci, dipende. Ma sicuramente non ci sono aspetti di narcisismo, perché sono molto attente alla relazione, decisamente competenti. Questa semantica molto competitiva, molto basata sul confronto, crea un'attenzione fortissima alla relazione. E tu considera che il mondo è fatto di relazioni. Certo, c'è poco da... C'è poco da dire. Questo è il primo, ma c'è anche un aspetto addirittura maggiore dove di risorsa, addirittura nel danno. Le anoressiche, quando cominciano a stare bene, quando prendono peso, quando escono dall'anoressia, hanno una fase in cui sono giù di morale. Io non dico depressi, perché non è vero, che non è una vera e propria depressione, però piangono, sono giù di morale per varie ragioni. Una ragione è che si rendono conto di aver perso anni cruciali, a volte 2-4 anni, chiudendosi nella lotta, nella guerra col cibo, guerra che gli dà un senso di efficacia personale, ma che li impegna totalmente. Un po' lo stimolo della fame lo sentono anche loro, come lo senti tu, come lo sento io, e quindi è un'attenzione continua. Ma e a volte piangono e dicono: ho perso anni cruciali, anche non ho fatto esperienze fondamentali per la mia età. Verissimo tutto questo, ma io rispondo a loro quello che rispondo adesso a te, cioè questi anni non sono persi. Le anoressiche hanno fatto uno straordinario esercizio di determinazione, di riuscire a esprimere fino in fondo, attraverso la battaglia al cibo, la propria volontà. È un esercizio di volitività, e qualsiasi cosa tu voglia fare nella vita, o sei determinato o hai volontà o non ce la fai. Punto, non ce n'è. C'era Oden, che è un poeta, che quando gli hanno chiesto cos'è importante per un poeta, dice: bah, l'intelligenza, non so se è così determinante. La sensibilità, sì, forse è importante, ma più di tutto bisogna farsi un mazzo, bisogna lavorare. Quindi persino la poesia nasce da uno sforzo enorme. Quindi hanno fatto un addestramento importante. Senti, quanto questa determinazione, volontà, può aiutare poi le anoressiche nel processo di guarigione? Possono guarire anoressiche, bulimiche? Assolutamente sì. Guariscono molto, cioè è facile la guarigione, anche se esiste ancora una percentuale entro il 10% di persone che muoiono di anoressia. Di anoressia si guarisce, la terapia funziona, e si guarisce in modo totale. È una patologia che non lascia, è un superamento completo. Quale percorso terapeutico suggerisci? Ma guarda, la terapia familiare, ci sono anche tutti i risultati, è considerata il trattamento di elezione. In Inghilterra la NICE la considera il trattamento di elezione, soprattutto nell'adolescenza, nella pubertà, è assolutamente il trattamento di elezione, e lo capisci non fosse altro perché almeno inizialmente le anoressiche non vogliono guarire, cioè perseguono l'emaciazione, anche se non sanno neanche loro il perché sia per loro così importante. Però, e quindi l'aiuto della famiglia è determinante. Poi sono molto relazionali, sono famiglie anche dove ci sono rapporti molto stretti. Quindi voglio dire, è assolutamente il trattamento di elezione. Però io ultimamente, e parlo di negli ultimi 15 anni, tendo a privilegiare percorsi alternati, dove, e ti spiego il perché, dove c'è una prima fase di lavoro con la famiglia, e dopo c'è una fase di lavoro individuale, e poi si richiude anche con la famiglia, perché anche sono famiglie che vogliono seguire il percorso dei figli. Però c'è anche una parte individuale. Questo tipo di percorso che ho elaborato
fatto, e proprio per affrontare meglio i problemi delle anoressiche. E ti dico il problema fondamentale. Abbiamo visto che ci sono tante risorse, io te ne ho dette due, ma potremmo anche parlare, sono anche persone che proprio la presenza della semantica del potere le rende capaci di muoversi nelle relazioni col mondo esterno, perché sanno come muoversi nelle relazioni di potere. Ci sono tantissime cose, diciamo, positive, però c'è un punto problematico nella vicenda di queste famiglie. Cioè, se vuoi te lo dico con un'immagine, con due immagini. Guarda questa immagine, è un'immagine di Tamara di Lempicka. Tamara di Lempicka era bella come questa immagine glamour che vedi, questa magnifica, elegante donna. È un quadro molto interessante. Considera che Tamara di Lempicka è stata la prima artista donna ad essere anche una star, ad essere anche un'attraente star. E qui, se vuoi, è un problema che riguarda noi oggi. Abbiamo parlato poco, abbiamo parlato dell'anoressia principalmente, ma oltre all'anoressia e alla bulimia ci sono le obesità, che fanno parte della stessa famiglia. E a questo problema lo ritrovi negli uni come negli altri. È un problema che passa trasversalmente dai disturbi alimentari. Guarda adesso questa immagine apparentemente opposta. È Botero, che conosci benissimo, l'artista, il pittore colombiano che era specializzato nel fare persone un po' sovrappeso. Qui là abbiamo un'elegante donna di alto livello sociale, qui abbiamo una popolana. Botero era molto ironico. Se vedi la signora qua, espone le sue grazie, quello che dovrebbe nascondere. C'è anche molta ironia, un quadro molto diverso. Se però li guardi, hanno una cosa molto in comune, che è un tratto comune a tutti i disturbi alimentari e che è problematico, ed è il fatto che in questi quadri bellissimi è un tipo di bellezza, però di quadro dove non tutto quello che c'è da vedere è fuori. Tu vedi che non c'è introspezione, c'è poca interiorità. Sono quadri bellissimi, sono anche quadri adatti ad essere un manifesto, perché è quello che ti devono dire, te lo dicono. E questo è l'aspetto problematico dell'anoressia e di tutti i disturbi alimentari. È un aspetto che passa trasversalmente tra quelli che sembrano degli opposti. Cioè, qui abbiamo un sistema anche di allevamento, che è tipico di quando prevalgono, proprio quando nella famiglia quello che è importante è chi ha successo e chi non ce l'ha. C'è un'attenzione sempre al confronto, all'altro. Attenzione che poi abbiamo visto è anche utile, ma che ti rendi incompetente sulle tue emozioni. Quando una ragazza torna da una festa, ad esempio un'anoressica, torna una ragazza che diventerà anoressica, torna ad esempio da una festa, il papà o la mamma non le chiedono ti sei divertita, le chiedono hai fatto bella figura, tutti ti ammiravano, eri al centro, di la verità. Oppure sei rimasta in ombra, non sei riuscita a farti valere, eccetera. Quando si tratta di decidere il percorso scolastico, non ti guardano a quello che tu sei, alla tua dotazione naturale, anche se vuoi genetica o costruita, non stiamo a discutere su questo, ma ciascuno, certe cose gli vengono bene, certe altre no. No,
ti guardano se tu riuscirai a fare. Io mi ricordo ad esempio una ragazza che ho incontrato che aveva quasi 30 anni e che aveva un problema di bulimia che si portava dietro da anni, ad esempio aveva fatto architettura. Quando l'incontro non fa affatto l'architetto, anche se aveva avuto il massimo del punteggio, premi, eccetera, perché non sapeva tirare una riga, cioè non era la cosa che le piaceva. Faceva infatti il dirigente, stava cercando, non era ancora, ma doveva diventare dirigente. Questi sono esempi banali, ma se vuoi c'è una incompetenza rispetto a quello che tu sei, rispetto a quello che tu senti. Su questo hai un vuoto veramente, hai una competenza sulle relazioni ma non sui tuoi sentimenti, sulle tue emozioni, eccetera. Quindi un lavoro individuale serve per trovare veramente, per capire chi tu sei. E nelle famiglie sono soprattutto i figli che hanno questi problemi, perché è quando questa semantica, diciamo, fondata su vincenti e perdenti, che diventa così importante, che allora le persone guardano sempre nel piatto dell'altro. Io dico scherzosamente sono strabiche, ma non guardano dentro di sé, guardano fuori, e questo richiede quindi anche un trattamento che sia attento anche a te, a chi sei, a quello che ti piace fare, che capisci i tuoi talenti e quello che tu vuoi essere, e che deve essere ciascuno a modo suo. Valeria, generosissima, preziosissima come sempre. Chi avesse piacere di approfondire questo argomento, ricordo il libro Storie permesse e storie proibite, dove vengono discussi nei dettagli molte delle cose a cui abbiamo accennato e anche altro. Vi ringrazio per averci seguito e alla prossima.